Buongiorno. Questo raggio di sole che mi sta togliendo la vita. Oggi è mercoledì e qualcuno si tatua. Oh, pianetto. Pianetto. C'ho un braccio. Guarda là, guarda là. Buongiorno mondo e benvenuti in questo nuovo vlog. Vi ho già salutato? Boh, forse sì, stamattina presto. E niente, mi dovrei truccare, mi sono vestita. E niente, oggi è mercoledì. Abbiamo un po' di cose da fare il pomeriggio, ovvero devo portare i cuccioli in toilettatura, quindi si vanno a fare una bella pulizia, una bella tagliata di peletti, è ora perché non c'hanno più le facce, veramente. Non si distingue il dietro dal davanti. E quindi ho deciso che cambio le lenzuola, pulisco la camera a fondo perché, vabbè, insomma, casa è pulita. Però, ho deciso di fare ogni tanto una stanza a fondo, quindi oggi tocca la camera. Voglio mettere le lenzuola nuove, quelle che vi ho fatto vedere che ho comprato al mercato di Porto Potenza, alla Fiera di Sant'Anna, un po' fa, un po' settimana scorsa. E voglio mettere quelle, le ho lavate, sono asciutte, quindi volevo appunto vedere come stanno sul letto. Poi sai, quando c'è qualcosa di nuovo mi piace sempre un po' di più. Mi trucco più tardi, ma oggi adesso proprio non c'ho voglia, sinceramente. E anche perché anche oggi fa caldissimo. Sì, lo so, sono sempre quella che si deve fare la tinta. Troverò un momento, dai. E niente, ci mettiamo a fare qualcosa.
Qui sopra ho cambiato di nuovo, ragazzi, io cambio sempre. L'ho lasciato un filo più minimal, ho lasciato questo vaso, gli orecchini, vabbè, il porto orecchini, tutte le cose, i profumi e qua ho fatto così. Ho tolto un po' di roba perché secondo me era un po' troppa e poi non lo so, voglio uno stile un pochettino meno carico. Ho iniziato a preparare questi peperoni. Allora, come vedete, ho preso una placca da forno, li ho fatti tutti. Sono quelli piccolini, sono molto molto piccoli, guardate che belli. Adesso qua ho preparato il ripieno di mollichine. Ho messo, vabbè, il sale l'ho messo qua. Poi ci sono le molliche di pane. Il prezzemolo, l'aglio, un po' di pepe e poi ci ho messo un mix che in realtà è un mix per paella. Adesso vedo se riesco a farvi capire perché l'ho preso su una bancarella sfuso, poi l'ho messo qua dentro, però vedete com'è? Non so precisamente che cosa ci sia dentro, però credo aglio, cipolla, paprika, è il mix per paella. Detto ciò, adesso vado a riempirli tutti e poi accendo il forno. Ed ecco qua i peperoni ripieni, adesso li vado a mettere in forno. Mangia, mangia. No, bevo. No, ogni volta così. Ma stavi mangiando, Sto hai mangiando. iniziato dopo apposta, perché sennò ogni volta bevi. Oggi non ti ho fatto niente di che, c'è solo sto riso, un po' Ma così, tranquillo. era quello che volevo, quindi. Non le vuoi le mie cucine prelibate, non le vuoi più. Non lo voglio più, però mi andava un po' di insalata di riso. Adesso vediamo la reaction di Christian quando apre il forno perché lui non sa minimamente che cosa ho fatto. Cena? Non so se vedi da qua, vediamo. Buoni. Vabbè, Molto buoni. pensavo di farteli mangiare con le mozzarelle. Può andare bene? Sì? Così è tutto pronto, qualsiasi ora arrivi, se arrivi alle 7, le 8, le 9, le 10, mezzanotte, Roba e praticamente è tutto pronto. Perché ricordiamolo, che dov'è che vai? no. Grazie. Io non vedo l'ora di vederlo, Neppure colorato! E allora niente, salutiamo Mister Polipo. Black and white. Avacciamo, avacciamo, la troviamo, ecco. Mister Polipo Black and White, tutte queste cose, chissà che cosa ti colora oggi, boh, I don't know. A me mi gustaria vedere questo colorato, però un po' tutto. Penso sì. Sì, Invece questo era già, c'era già, lui c'aveva solo questo, per quello che è colorato, vero? Sei contento? E beve, fanculo. E bevi di nuovo? Ma sei serio? T'è andata strozzando, va. No, sinceramente. Madonna, fammi passare pure da No, è che. stronza, tanto Ma qua. no, per strozzare morte, morte, nel senso strozzare, nel Così. senso che te va più attraverso e fai. Proprio così. Ed eccoci tutti quanti. Eccoci qua. Tutti quanti. C'è anche quell'altra. Vedi che c'hanno le cinte, tranquilli. Comunque, buongiorno. Buongiorno, è un pezzo che giorno. C'è il mio tassì di fiducia che ci porta in giro. Andiamo a lasciare la prole dal parrucchiere. Dopodiché andiamo da Gigotà. Ma perché quello cammina che c'ha la cinta? Vabbè. Perché un po' c'è del lunghezza, eh. Poi al Supermercato. supermercato devo andare. E Cristian mi ha chiesto il bagno schiuma. Che modello vuoi? E le barrette poi, che gli frega, anche fosse lo svelto per i piatti, Ah, basta che basta se che sta lava. sulla bottiglia del bagno È schiuma. un tipico uomo. Va bene, io mi sono data una restaurata veloce, ma proprio velocissima. Comunque sono bellissime queste matite della pupa.
oggi io sono morta. È caldo. È caldo veramente. Eccomi ragazze, mamma mia. Allora abbiamo portato i cuccioli, poi di fretta siamo andate da Tigotà. Siamo andate a Conad, dove ho preso un pezzo di anguria, ormai lo sapete, prendo i pezzi. Ho speso 60 euro e 69. Allora, un po' di scatolette, vado di fretta perché devo andare a recuperare i cuccioli. Un po' di scatolette per Giulia, che mangia come, non lo so, come 7 gatti. Poi ho voluto provare questa salsa di soia, mai presa, anche questa meno sale, della linea Sapori e Idee. Devo dire, è una marca dove mi trovo spesso bene con i prodotti, quindi ho voluto provare il mio solito latte di cocco, che ha qua una bevanda al cocco. Poi ho preso questi carciofini, perché quelli della, sinceramente, quelli della, dell'Eurospin sono duri, rimangono molto duri. Questi qua costano un po' di più, però sono buoni. Poi ho preso della cioccolata fondente al 78% della Lindt, il marchio mio preferito, la cioccolata è pazzesca. Dei gelati, ho voluto provare questi qua che sono allo yogurt e alla frutta, magari sono un pochettino meno calorici, anche Christian se vuole questo, anziché per forza mangiarsi chissà che cosa, magari ci può stare. E poi ho preso un'infinità di barrette, vi faccio vedere un po' di gusti, questo è cioccolato e nocciola, queste le mangia Christian, qualcuno ogni tanto anch'io, alla fragola. Questo per esempio è il gusto preferito di Christian, è cioccolato fondente e cookies. Abbiamo cioccolato bianco e mango. I gusti sono questi. Poi invece ho preso queste qua che ve l'ho fatte vedere mille volte, anche queste sembrano il Kit Kat. Questo è della Prodis, mentre queste qua sono della Gusto Pro. Adesso vi faccio vedere che cosa ho preso da Tigotà, non tantissime cose, però le devo beccare da qua. Allora, un attimo, arrivo, sono quattro cose in croce. Praticamente ho preso i guanti che ce l'avevamo finiti, sapete a volte quando devo tirar su le traversine dei cuccioli che comunque sono ridotte in maniera orrenda, li ho presi L così, a me stanno un po' larghi, Cristian stanno bene, ma se non stretti, ho preso i guanti lattice. Le spugne che me l'avevo finite, ne ho prese quattro. Il bagno schiuma per Cree, lui adora questo qua, ha i legni mediterranei, è veramente buono e devo dire che quando si fa la doccia con questo, gli rimane proprio addosso questo profumo che è caduta la spugna, che è micidiale, mi piace da impazzire, fatelo provare i vostri mariti, mi saprete dire, è una bomba, anzi ditemi se esiste, perché solitamente Giardino dei Sensi fa questa cosa, anche il profumino fanno di solito, ditemi se, se c'è in giro, perché lo vorrei prendere. Anche perché mi piace proprio come profumatore per ambiente. Io spesso utilizzo questi qua come profumatore per ambiente. Poi ho preso questi due, costavano pochissimo, 1,99 euro, due ammorbidenti. Uno è Magic Passion e uno Gelsomino di Sicilia. Sinceramente non li ho neanche sniffati, ma vediamo. Gelsomino molto buono. Questo che Magic Passion non so nemmeno, non li ho sniffati perché avevo le mani piene di roba. Buono, un po' più forte però buono. Basta, finito, adesso mi sbrigo sbrighissimo perché devo andare a prendere i cani. Ed eccoci tornati, Shanti, come si sta sulla cuccia oggi? L'ho lavata? Amore, ti ha fatto pure i ciccetti? Sei carina, non so quanto dureranno questi ciccetti. Milo, ti fai vedere? Dove sei, Milo? Vieni qua, te si sente, non te si vede ma te si sente. Milo, vieni qui, ci dai l'onore, Milo! No, quanto sei peste, tu sei una peste, dai, sei una peste, guarda, guarda che non sei una peste, vieni qui! Ma te fai vedere per forza, t'ho chiappato! E niente ragazze, io sono stracca morta. Adesso io mi faccio una doccia, poi aspetto Christian che stasera viene appunto dalla tatuatrice, sarà cotto. Poi ceniamo e andiamo a dormire e questa giornata è finita. Adesso ho lavato l'altra cuccia, me ne manca una perché ce ne sono tre. Io ho due cani, ma ho tre cucce. Va bene, care e cari. Allora, vi saluto. Madonna, come sono ridotta. Ci vediamo domani, nel prossimo video, e domani vi farò vedere il tatuaggio di Christian. Ciao!